your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Ciao a tutti, benvenuti qua sul canale Rugby a Testa. Io sono Carmelo. Oggi vi porto una boxing barra recensione, i primi tagli che ho effettuato con la mia nuova troncatrice, la Evolution R210 CMS. È una troncatrice che ha una lama multimateriale, può tagliare legno, acciaio dolce, rame, plastica, diciamo, può tagliare un po' di tutto. È una troncatrice multiuso. Ora vi leggo le caratteristiche perché ce l'ho scritta qua, perché come al solito io non me le ricordo mai. Ha un motore da 1200 watt, una velocità di 3750 giri al minuto. Il diametro del disco, appunto, è, visto che è la R210 di 210, il diametro della lama, il diametro del foro è da 2,5, e l'altezza taglia 90 gradi è di 55 mm, e la profondità di taglia sempre a 90 gradi di 125 mm. È inclinata a 45 gradi e può tagliare la lunghezza di taglio di 85 mm e pesa circa 5,8 kg, quindi è una troncatrice molto leggera e molto compatta. Come vedete nel video, io quando è chiusa la posso muovere come voglio, la posso riporre dove voglio perché è davvero piccola. Io l'ho presa principalmente per il fatto che può tagliare multimateriale, ma poi anche per il fatto che è compatta, quindi io non è che devo tagliare, cioè a me non serviva una troncatrice radiale che abbia un taglio da 30 cm, perché io quello che faccio sono cose piccole, quindi è inutile che vada a comprare una cosa che forse la userò una volta ogni una volta o due volte l'anno a fare un taglio di oltre i 10-12 cm, quindi non ho voluto andare oltre nelle ricerche e ho preso subito questa. E prima di lasciare il video vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi piace e di cliccare sulla campanellina per aggiornare sempre sui nuovi video che farò. E iscrivetevi anche ai miei social, e come ho detto nel video precedente, tranne che a Instagram, perché ancora non sono riuscito a recuperarlo visto che mi è stato rubato l'account. E niente, ora vi lascio il video e ci vediamo dopo per le conclusioni. Partiamo con questo piccolo unboxing e vediamo che cosa c'è nella scatola. Diciamo che come imballo è un po' spartano, ecco. C'è giusto qualche pezzo di cartone e un po' di polistirolo. Questo è il sacchetto per la raccolta delle polveri. Come vedete c'è pochissimo imballo all'interno. Davvero, davvero molto spartano come imballaggio. Con mio enorme stupore ho visto che c'è un pezzo rotto, ho scoperto che c'è un pezzo rotto e la leva per sbloccare la discesa della troncatrice. Non so come può essere successo, perché lo scatolo è intatto, non ci sono botte, buchi, non lo so. Comunque ora lo farò presente ad Amazon e vediamo quello che mi dicono. Intanto, per poterlo usare, lo devo incollare. Qui abbiamo il manuale di istruzioni, bello, bello corposo già da come si vede dall'esterno della busta. E
poi c'è anche la chiave per smontare la lama. C'è anche la lingua italiana nel manuale, perché l'ho controllata, e c'è, quindi qui c'è il mio gatto che vuole partecipare anche lui alla registrazione del video, dell'audio. L'ho sbloccata e tolgo anche l'ultimo pezzo di polistirolo. Togliamo la copertura, la busta per la presa. E come il 99,9% di tutti gli elettroutensili, la presa è quella asciugo. Proviamo a vedere se si abbassa, anche se è rotta, se riusciamo ad abbassarla e a utilizzarla. E si può fare, comunque, ripeto, ora provvederò a incollarla. Come vedete, l'ho incollata così la posso utilizzare meglio. Qui troviamo il fermapezzo, la sua vite per bloccarlo. È molto fluido comunque nell'alzarlo e nell'abbassarlo. Qui abbiamo il pomellino per allentare e stringere la piastra che dobbiamo spostare quando tagliamo a 45 gradi inclinata, perché sennò la lama andrebbe a sbattere sopra. Poi qui abbiamo altro pomellino, un'altra vite per fermare la troncatrice, diciamo, ai vari gradi di taglio. Come vedete, quando è stretta non si muove. Per spostare la base alle varie angolazioni di taglio dobbiamo allentarlo. La molla per fare alzare e abbassare la troncatrice è davvero molto forte. I numeri dei vari gradi sulla piastra sono in rilievo, non sono stampati o, diciamo, un adesivo, quindi è difficile che si consumano con il tempo, perché appunto sono in rilievo. Qui abbiamo il pomellino per fermare la troncatrice e farla diventare ancora più compatta. La parte sotto è libera, così è possibile pulirla e guardare se ci sono dei residui di segatura che bloccano il movimento. Poi qui abbiamo anche una staffa di ferro che possiamo allungare, aprire e chiudere per farla diventare ancora più stabile quando tagliamo. Qui abbiamo il pomello, per la manopola, pomello come vogliamo chiamare, e quando lo allentiamo la incliniamo ai 45 gradi, che può essere inclinato soltanto da un lato, dall'altro lato no, per fare i tagli a 45 gradi inclinato. Sulla parte frontale abbiamo il pulsante per bloccare la lama, per svitarla e cambiarla. E sotto abbiamo la brugola per regolare il fine corsa della discesa della troncatrice. Ora vediamo come arriva settata di fabbrica, se è tutto a posto con i settaggi. Nel frattempo è arrivata anche la mia gatta, per vedere quello che succede, quello che sto facendo sul tavolo. I 90 gradi tra lama e base ci sono, sempre settaggio di fabbrica, io non ho toccato nulla. Ora vediamo i 45 gradi, che
sono anche questi settati bene di fabbrica già, quindi controllo qualità ottimo. Se non fosse così, qui abbiamo questa vite per regolare 90 gradi e quest'altra da quest'altro lato per regolare i 45 gradi. Basta allentare il dado che è da 10 e con una chiave a brovola da 3 mm allentiamo il grano e regoliamo. E poi stringiamo tutto come prima. Anche la battuta è a 90 gradi rispetto alla lama. Ma se in caso non fosse così, ci sono due viti da allentare con la chiave a brovola, e così allentiamo la battuta e la possiamo regolare a 90 gradi rispetto alla lama. I tagli a 45 gradi li possono fare sia a destra che a sinistra. Ora facciamo le prove di taglio e vediamo come si comporta. C'è un po' di bava dal taglio, però il taglio, come vedete, è preciso, è a 90 gradi. Comunque tutti i pezzi di scarto che sto usando sono pezzi appunto di scarto, non sono, diciamo, squadrati, quindi l'errore, se c'è, è perché comunque sono pezzi grezzi, non sono appunto pezzi piallati, squadrati, quindi l'errore che c'è è dovuto non alla troncatrice, diciamo, alla non sua precisione, ma per il fatto che comunque sono tutti pezzi non squadrati, non dritti. Facciamo ora il taglio a 45 gradi inclinato. Anche qui, ripeto, essendo un pezzo grezzo, 45,3 ci porterà tranquillamente. Per quello che possiamo fare noi hobbisti, va più che bene. Ora proviamo i tagli a 45, diciamo, girandola lateralmente. Anche qui il 45 è accettabile, 45,1 è accettabilissimo. Proviamo l'altro lato e vediamo come il taglio, come viene fatto. Ecco, 45,2 va bene anche questo taglio, così come precisione ci siamo, almeno per quello che serve a me ci siamo. L'angolo si chiude per bene, quindi si possono fare le cornici. Poi è sempre un attrezzo da hobbista, quindi la precisione è quella che è. Ora proviamo il taglio del metallo scatolato da 3 mm. Vediamo come si comporta questa lama e questo motore, perché comunque è un motore da 1200 watt, quindi non è un motore, diciamo, grossissimo, però è un motore, diciamo, dalla potenza media. Come vedete, fa ogni tanto qualche scintilla.
Ma rispetto a una smerigliatrice o qualsiasi altra cosa che taglia il ferro, sono proprio pochissime le scintille. Il taglio è uscito benissimo, anzi, pensavo che scottasse, invece no, non scotta proprio. Questa è una barra angolare sempre da 3 mm di ferro. Vediamo come si comporta anche qua, diciamo, avendo un pezzo non piano, ecco, non piatto, ma a punta. Quando si fanno queste operazioni, mi raccomando, indossate gli occhiali, perché volano parecchie schegge di metallo. Ecco, è volato anche il pezzettino di ferro tagliato. Ripeto, la parte tagliata non scotta. Vedete, taglio molto pulito e preciso. Eccoci arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto vedere in azione questa piccola troncatrice. Come avete visto, ho trovato una sorpresa all'interno dello scatolo. La leva per sbloccare il coprilama è rotta, però già ho scritto ad Amazon che stanno provvedendo già subito a sostituirmela, ne stanno inviando l'altra, e questa la devo restituire nei prossimi giorni. Come avete visto, i tagli sono abbastanza precisi. Come ho detto nel video, ho usato pezzi di scarto che sono comunque non squadrati, sono tutti pezzi così grezzi, quindi i decimi di millimetro che, diciamo, non fanno che sì che il taglio sia preciso, è dovuto a quello. Però la troncatrice, secondo me, per uso bistico va più che bene. Io mi accontento di questi tagli, di questi tagli così come escono, perché ripeto, io non è che costruisco mobili, faccio cose così, quindi per me va bene così. E vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se il video vi piace e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sempre sui nuovi video che farò. E grazie ancora per aver visto il video, e iscrivetevi anche ai miei social, mi raccomando, dove pubblico in anteprima quello che faccio prima che esce il video. Vi ringrazio e ciao ciao, e ci vediamo al prossimo video. Hey kid, don't ever let them get inside your head.